sonora portante del film Gabriel's Oboe. Allora, possiamo subito gustarci questo musical. I gesuiti avrebbero potuto convertire tutto il continente e così avvenne che gli altri indios del Guarani furono finalmente consegnati all'infinita misericordia di Dio e alla fallace misericordia dell'uomo.
Mendoza, cacciatore di schiavi, spagnolo, uccide per gelosia in duello pubblico suo fratello Felipe, dopo aver scoperto che questi aveva una relazione con Carlotta, donna amata dallo stesso Rodrigo. Travolto dal rimorso, Rodrigo decide di lasciarsi morire in cella. Con la quale posso spiare le proprie cose.
I missionari con il tempo hanno realizzato varie missioni, tra il Guaranà, costruendo un vero e proprio villaggio situato nel rio Grande do Sul. Se la forza che ti aiuto, non c'è posto in questo mondo.
Rodrigo li segue, mettendosi al loro servizio e scegliendo di prendere i morti, diventando così anche lui un missionario gesuita. I rappresentanti dei coloni spagnoli e portoghesi iniziano a cedere queste missioni dei gesuiti scomode e potenziali minacce per i loro affari economici, poiché i gesuiti offrivano protezione agli indios in modo da non venire colonizzati nelle piantagioni. Deve vedere il verso? È buco! Sì, facciamo...
cessò su una richiesta di mettere terzi da seconda edizione. Sì, cioè, dai tu Gianfranco, prego, prof. Persito.
Vanno tutti via. Sì, sì. Francesco Persito, non quello, questo nostro. Buonasera a tutti. Era professoressa del nostro, del nostro. Di nostro. Allora, contento. Stai accendo, vieni, 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 mi immagino. Stai accendo, là. La signora ci mancherebbe. Allora, come dice la collega politica Di Costo, insieme abbiamo portato avanti questo progetto. Quest'anno gli alunni della seconda B del sociosanitario di Lauria hanno scelto di sperimentare metodologie innovative, linguaggi alternativi come la scrittura narrativa, la fotografia digitale, al fine di elevare al massimo il loro coinvolgimento, la loro produttività, le loro capacità e competenze. L'esperienza del fotoromanzo è un formidabile esempio di sperimentazione didattica capace di coniugare la ricerca dei nuovi linguaggi con la curiosità di scoprire percorsi nuovi di lavoro e forme più stimolanti di apprendimento. Sotto questo aspetto il progetto intende qualificarsi come attività di apprendimento in grado di offrire ai nostri ragazzi spazi motivanti, stimolanti di comunicazione, espressione, benessere relazionale all'interno della propria comunità scolastica. La proposta lanciata 2 mesi fa dalla collega Di Costola è stata accolta con entusiasmo dagli studenti della seconda B che hanno accettato la sfida di misurarsi con un linguaggio nuovo, con un linguaggio nuovo, e non è facile costruire un fotoromanzo, lo sappiamo, richiede uno stile di comunicazione efficace, capacità di padroneggiare il peso delle immagini e delle parole. Bene, i nostri ragazzi si sono gettati in questa impresa cimentandosi in un'attività, in un compito impegnativo, e la loro superata con soddisfazione. Nel giro dell'arco di 2 mesi ho scattato più di 70 foto e attraverso questi 70 foto hanno creato i personaggi della trama, costruito i dialoghi, composto di didascalie, assemblate le foto. È nata così una storia che narra in poche pagine, che narra la storia di un ragazzo di 18 anni finito in ospedale a causa di un brutto incidente di moto. La triste vicenda di Daniel si conclude felicemente. Ecco, possiamo dire che tutto il lavoro è stato vissuto dai ragazzi come occasione di apprendimento, di formazione, di integrazione, possiamo dire. Siamo certi, noi insegnanti, che questa esperienza resterà impressa nella loro mente come forte momento di coesione emotiva. Adesso cedo la parola alla collega Di Costola. Grazie. Chiedo scusa a priori di quanto sono emozionatissima. Quando ho deciso insieme ai ragazzi di intraprendere questa attività laboratoriale prevista proprio nei programmi ministeriali della mia disciplina, quale metodologia operativa, non pensavo di andare a indagarmi in un qualcosa di molto più grande rispetto alle nostre conoscenze e competenze, sia come docente ma anche come alunni. Diciamo che il tutto, queste nostre anche grosse difficoltà, sono state supportate in modo particolare dai nostri colleghi, in primis Francesco Pelsito, Matteo Vitale, e in modo particolare, ripeto, da Donato Annunziata, con la sua grande competenza e capacità nell'uso dei nuovi mezzi informatici, diciamo che il tutto ci ha portato a un risultato
a quanto pare gratificante, non tanto per il prodotto in sé per sé, in quanto diciamo che ci siamo tutto sommato improvvisati, quanto per l'aspetto umano, l'aspetto sociale del lavoro, soprattutto dei ragazzi, in quanto si tratta di una storia inventata tutti insieme, seguendo le tematiche della nostra didattica, cioè abbiamo studiato degli argomenti quali la disabilità e la comunicazione, e poi abbiamo deciso di mettere in pratica, cioè di mettere su un'attività laboratoriale che insomma non si discostasse dalle linee guida della nostra programmazione e quindi dall'attività didattica. E passiamo la parola ai ragazzi che dovrebbero presentare il lavoro in sé per sé. Allora, l'introduzione. Questa è la storia di un ragazzo appassionato di moto che durante una gara esce fuori pista e finisce in un burrone. Immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove viene sottoposto a tutti gli accertamenti di dito. Dopo vari controlli, i medici decidono di sottoporlo ad un intervento chirurgico per ridurre la lesione spinale, che rischia di compromettere l'uso delle gambe. È un momento difficile per Daniel, che ha compiuto da pochi giorni 18 anni. È a letto, non sente più le gambe e prova un profondo senso di smarrimento e di angoscia. I giorni in ospedale sono lunghi e carichi di pensieri negativi. Rischia di rimanere paralizzato, ma all'improvviso accade qualcosa di impensato che cambia la sua vita, ridandogli così la forza di riprendere a sognare. Durante la degenza incontra una ragazza che presta servizio in ospedale come tirocinante, operatore sociosanitario. È l'inizio di un'amicizia che nel tempo si trasformerà in una storia d'amore dai molteplici risvolti. Sono Daniel, ho 18 anni, vivo a Lauria insieme ai miei genitori e alla mia sorellina Carol. La mia passione più grande sono le moto e il mio idolo è Valentino Rossi. Domani è un grande giorno perché dovrò affrontare una gara molto importante che segnerà la mia vita. La segnerà perché grazie ad essa avrò la possibilità di entrare nelle nazionali di Supercross. Ciao Daniel, come stai? Sei pronto per la gara? Un po' agitato, ma sento di poter vincere. Giornata della gara. Prima di iniziare la corsa incontro Giovanni. Mi avvio verso la moto. Mancano pochi minuti per la partenza e la tensione mi assale sempre di più. In sella alla moto sento lo sparo che dà inizio alla gara. Così partiamo a tutto gas. Vedo che sei molto ottimista. Già i movimenti stanno iniziando. Questa volta ce la farò. Sono al massimo del dell'euforia. Finalmente l'ho superato. Durante il primo giro penso di essere più veloce di tutti,
ma soprattutto di Vittorio, che sempre è stato più bravo di me. Così accelero e supero l'avversario. Mi sento il più forte, irraggiungibile, e già assaporo la vittoria. Ma da dove spuga questo? Pensavo di essere in tesi. All'inizio del secondo giro, ho in mente solo...